Buonasera dal TG6, apriamo con il caso delle intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e l'Assessore alla Sanità Silvio Paolucci sul caso della City. E proprio ieri nel corso del Consiglio regionale il Governatore si è scagliato contro le indagini sulla City condotte dalla squadra mobile di Pescara nell'ambito del fascicolo aperto dal Tribunale di Pescara. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Mi renderò diga affinché mai più accada questo livello di vizio, che è impastato di politica e attività giudiziarietta. È un attacco frontale alla squadra mobile di Pescara, quello contenuto nelle parole del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, pronunciate durante i lavori del Consiglio regionale ieri all'Aquila. La polizia si è occupata delle indagini sul complesso in costruzione nei pressi dell'aeroporto di Pescara, denominato La City, e destinato ad accogliere gli uffici della Regione Abruzzo, sul quale pende un'inchiesta della Procura di Pescara, nata da un esposto del consigliere regionale dei 5 Stelle, Domenico Pettinari. D'Alfonso ha anche parlato del lavoro della magistratura, e in particolare di quello del pubblico ministero Anna Rita Mantini, titolare del fascicolo, esprimendo in questo caso massima fiducia ed apprezzamento. Ho una fiducia sterminata, una fiducia gigantesca nei confronti del lavoro che hanno fatto i magistrati delegati. Non ho la stessa fiducia nei confronti di una delle persone che ha maneggiato questo dossier e non vedo l'ora che mi si chiami, perché lo voglio dire nella sede propria. Questo è il punto per cui ho deciso oggi di parlare qui, dopo la lettura dell'articolo, e di non fermarmi qui. A far infuriare il presidente della regione è stata la pubblicazione di uno stralcio di intercettazione telefonica con l'assessore al bilancio Silvio Paolucci, nella quale D'Alfonso dice di voler bloccare l'operazione da 42 milioni di euro che, secondo le indagini della mobile di Pescara, avrebbe un duplice interesse pubblico e privato: accorpare gli uffici della regione e salvare alcuni imprenditori amici. Uno stop che sarebbe nato dall'inchiesta in corso e dai pareri negativi dei dirigenti regionali rispetto alle risorse da impiegare nel progetto. In aula però D'Alfonso chiarisce che la City si farà, nonostante sia un progetto ereditato dal passato e viziato da alcuni problemi. All'Assemblea dico che questo intervento verrà portato a termine, quello denominato della City, con le correzioni che noi possiamo desumere anche dalla rilettura che ha fatto il giudice incaricato e lo speciale consulente, del quale non conosco ancora il merito. Le parole di D'Alfonso sulla polizia di Pescara sono state stigmatizzate dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato di attacco senza precedenti. Inoltre i parlamentari grillini, Vacca, Colletti e Del Grosso hanno annunciato una interrogazione al ministro dell'Interno Angelino Alfano per far luce su eventuali interferenze nelle indagini. E oggi a parlare è stato anche uno degli imprenditori coinvolti proprio nel caso La City. Ha parlato affermando che si tratta di un progetto irregola, respingendo anche al mittente le accuse di progetto poco trasparente, e ha parlato anche di gogna e attacchi mediatici. Paolo Renzetti. Siamo vittime di un accanimento mediatico senza precedenti. Abbiamo taciuto per troppo tempo, ma ora è arrivato il momento di dire basta. Fino ad oggi non abbiamo fatto polemiche perché c'è un'indagine in corso, ma abbiamo fiducia negli inquirenti e attendiamo fiduciosi l'esito. Ma abbiamo sentito troppe cose non vere che non possiamo più accettare. Marco Sciarra, presidente della Iniziativa Immobiliare Abruzzesi, passa al contrattacco dopo le ultime vicende che hanno riguardato il progetto della City. Penso che sia stato un atto doveroso da parte mia, perché dobbiamo tutelare la nostra immagine, la nostra integrità, perché siamo degli imprenditori di Pescara seri, che vengono da 2-3 generazioni, che abbiamo avuto dal territorio ma abbiamo anche dato tanto, e adesso non siamo più disposti a sopportare questi attacchi mediatici che ormai negli ultimi giorni sono diventati insostenibili. Siamo stati in silenzio fino ad ora, giustamente attendiamo fiduciosi l'esito delle indagini sulle quali non vogliamo assolutamente intervenire, però riteniamo che sia una cosa inaccettabile subire questi attacchi. Un progetto, ha ribadito Sciarra, in regola e che segue tutte le procedure di legge. La City sarebbe conveniente per la Regione Abruzzo, con un'unica sede e risparmi nei pagamenti degli affitti, e anche per la città di Pescara, con la costruzione di parcheggi di scambio per 700 posti. Abbiamo un vantaggio di avere una sede unica a Pescara con un risparmio di spesa in termini relativi, chiaramente non assoluti, con un parcheggio di scambio, come dice lei, che potrebbe essere sicuramente una valvola di sfogo per Pescara, visto che oggi
oggi si parla tanto di inquinamento, e quindi a costo zero per l'amministrazione. Questa potrebbe essere un'opportunità che non ritornerà più. Se così deve essere, vuol dire che torneremo al vecchio progetto, e ripeto, noi abbiamo tutte le autorizzazioni, abbiamo iniziato un iter nel 2006, abbiamo un permesso di costruire nel 2011, e quindi se non si dovesse fare la regione torneremo al progetto originario. Questi soci che sono presenti con me nella iniziativa immobiliare abruzzese hanno messo di propria tasca 11 milioni di euro e hanno contratto un mutuo, come si fa sempre, per la realizzazione di questo intervento, che ad oggi è stato erogato per 13 milioni e 800 mila euro. Se questa è una situazione di default in una società, ditemelo voi. Ora passiamo alla cronaca con un caso che sta facendo molto discutere anche sulle cronache nazionali. Si tratta di un fatto risalente al 2008, ruba un DVD a 81 anni, finisce in carcere. Protagonista della vicenda è un anziano residente di Montesilvano che deve scontare 2 anni di reclusione per rapina aggravata. Il fatto risale al 2008, l'uomo aveva rubato un DVD in un centro commerciale e, scoperto da un dipendente, lo aveva spintonato procurandogli lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Condannato a 2 anni per rapina aggravata, l'uomo ha omesso di presentare entro i termini l'istanza di sospensione e quindi è arrivato l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Pescara. L'arresto è stato eseguito dal personale della squadra mobile della Questura e l'anziano è stato accompagnato in carcere. Un'altra notizia di cronaca: il Tribunale di Lanciano ha condannato il gestore di un'azienda avicola, Fossa Cesia, a 2 mesi di reclusione per maltrattamento di animali. Per la morte di 101.700 pulcini, la vicenda risale al 2010, quando la LAV denunciò l'uomo perché, nonostante lo sciopero dei dipendenti che avrebbero dovuto eseguire le operazioni necessarie per una corretta nascita dei pulcini, aveva lasciato in funzione gli impianti di incubazione, causando la schiusa di migliaia di uova con fuoriuscita dei pulcini che, caduti sul pavimento e ammassati l'uno sopra l'altro, morivano per soffocamento. Una sentenza molto importante perché conferma che il maltrattamento può essere identificato anche in una condotta omissiva, come non curare i propri animali, afferma la LAV, e sancisce ancora una volta che anche le attività di settore con uso di animali, come in questo caso di allevamento di animali da reddito, ricadono pienamente nella disciplina penale a tutela degli animali, ogni qualvolta se ne oltrepassi nei limiti di ciò che è espressamente consentito. Dure le parole del procuratore regionale della Corte dei Conti, Maurizio Stanco, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016. L'allarme per la carenza di personale, tanti gli sprechi di denaro pubblico, tenuto conto anche dell'enorme debito lasciato dalle generazioni passate. Il servizio di Germana D'Orazio, vediamo. Nel passato, anche non lontano, si privilegiava una gestione finanziaria miope che ha prodotto un nefasto indebitamento pubblico, guardando ai bisogni del presente e non al futuro. E ora a pagare le conseguenze sono le nuove generazioni. Parole pesanti come pietre, atto di accusa politico, quelle con cui ha esordito Maurizio Stanco, procuratore regionale della Corte dei Conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016. Parole tese a evidenziare quanto importante è il lavoro dei giudici contabili, che devono garantire la sana gestione finanziaria della cosa pubblica, prevenire e reprimere lo spreco di denaro dei cittadini. A maggior ragione lancia l'allarme il procuratore anche in Abruzzo. Va al più presto risolto il problema della carenza di personale, che si aggraverà con imminenti e massicci pensionamenti di validi ed esperti dipendenti. Nonostante la carenza di personale, la Corte dei Conti nel 2015 si è fatta comunque carico di ben 2.838 vertenze e le 52 citazioni a giudizio rappresentano la miglior performance dal 1994, consentendo misure cautelari di 5,9 milioni di euro. Tra i casi di reati contabili citati nella relazione spiccano quelli relativi alla ricostruzione post-sismica, come ad esempio la costruzione di un edificio abbandonato e disabitato finanziato con 2,4 milioni di euro, o di interventi di ricostruzione gonfiati nell'importo e o solo in parte realizzati. Tanti poi gli sprechi oggetto di condanna da parte degli enti locali e i casi di assenteismo. Clamoroso quello di un primario che si faceva timbrare il cartellino mentre era a sciare sulle Dolomiti. Meno pittoreschi, ma più gravi, in termini di consistenza economica, i casi di medici che dentro l'ospedale effettuavano illecita e non dichiarata attività di cura privata.
mediante la sua... Ed ora andiamo a Pescara e vediamo una foto, perché in questo momento gli ex lavoratori interinali di Attiva stanno occupando la sala consiliare del comune di Pescara. La loro richiesta è quella di una nota specifica e ufficiale da parte del comune che garantisca che i tirocini non partiranno prima della soluzione dell'avvertenza, perché l'assunzione di altre persone complicherebbe la situazione. Dal 1 aprile, secondo i manifestanti, si renderà necessaria l'assunzione di nuovo personale, questa dunque è la loro richiesta. Oggi all'Aquila c'è stata la visita del segretario generale della CGIL Susanna Camusso per lanciare anche in Abruzzo la proposta di legge di iniziativa popolare della Carta dei diritti universali del lavoro. Vediamo. Che avere svalorizzato, squalificato il lavoro, avere smesso di investire nella sua qualità e nella sua innovazione è una delle ragioni della continuazione della crisi, non è altro. Ed è esattamente per questo che non c'è una distanza tra questa proposta e il piano del lavoro, perché la premessa del piano del lavoro era esattamente il fatto che bisognava ritornare alla qualità del lavoro, perché quelli che ci raccontano che la produttività la recuperiamo lavorando 24 ore al giorno o aprendo i supermercati la domenica o magari il 1° maggio la notte di Natale non determinano una capacità di qualità competitiva e di produttività del paese, distribuiscono solo un po' meno reddito ai lavoratori e lo spezzettano di più. Le associazioni ambientaliste, dopo la bocciatura da parte del Ministero dell'Ambiente del tardivo tentativo degli enti locali di superare la perimetrazione e la normativa di tutela del commissario straordinario, chiedono la chiusura della procedura istitutiva del Parco Nazionale della Costa Teatina. Elisa Leuzzo. Le associazioni ambientaliste sul Parco della Costa Teatina con nuove iniziative, quali nel dettaglio? Proprio, ecco la coincidenza, proprio ieri sera abbiamo avuto la conferma che quello che chiedevamo con la lettera del 24 febbraio, dove noi dicevamo che c'erano delle procedure che erano state attuate non esatte, nel senso che in qualche maniera la Regione aveva rimesso in discussione il lavoro del commissario, abbiamo avuto la conferma che è così. Infatti proprio ieri sera il Ministero ha mandato una lettera ad Alfonso dove gli dice che loro la perimetrazione è quella che ha consegnato il commissario e che quindi quella delibera di consiglio regionale nella quale si rimetteva in discussione la perimetrazione del parco non ci doveva essere, non competeva alla regione. Quindi approfittiamo di questa occasione per rilanciare per l'ennesima volta la richiesta che si giunga al decreto che istituisca il parco definitivamente e che ne stabilisca i confini praticamente. Ora andiamo a Giulianova perché oggi si è proceduta all'apertura della busta contenente l'offerta per l'acquisto del 100% di capitale della Julia Servizi. L'offerta presentata dalla Eracom di Imola è stata di 5.387.013 euro, 850.000 euro in più rispetto al prezzo fissato a base d'asta, e il sindaco Francesco Mastromauro ha espresso la sua soddisfazione per l'esito positivo del bando, sottolineando la salvaguardia dei posti di lavoro, e cioè il mantenimento in servizio degli operatori che attualmente lavorano nella Julia Servizzi e la sede dell'azienda Giulianova. Una buona notizia per i cittadini pescaresi che pagheranno una Tari più leggera quest'anno, e a dichiararlo è stato proprio l'assessore ai tributi questa mattina. Vediamo. Assessore Sulpizio, una buona notizia per i cittadini pescaresi quest'anno: pagare la Tari costerà di meno. Allora, facciamo una dovuta premessa, questa ancora non sono le tariffe definitive, ma queste sono le tariffe che l'amministrazione, l'assessore porta in visione al Consiglio Comunale, quindi andranno approvate e andranno soltanto nel momento in cui verranno approvate saranno definitive. Noi oggi le abbiamo volute divulgare perché c'era stato un fuggi di notizie con dati che non erano neanche reali, quindi abbiamo voluto fare un'operazione dicendo queste sono le tariffe che l'amministrazione propone. Sicuramente queste tariffe che noi proponiamo sono buone per i cittadini e di questi siamo felici, perché portano dei ribassi sia in favore dell'utenza non domestica, i cittadini e le case, sia in quelle non domestiche, le attività, tutte le attività commerciali. Abbiamo dei ribassi su questo, abbiamo spiegato le motivazioni in cui ci sono dei ribassi. Vogliamo spiegare come mai siete riusciti a ridurre il pagamento della Tari? Sì, l'abbiamo anche spiegato in conferenza stampa, perché all'interno del piano finanziario che abbiamo fatto quest'anno abbiamo sia delle diminuzioni relativamente al costo di esercizio per
circa 200.000 euro che si vanno a sommare a 1.400.000 che già abbiamo tolto l'anno scorso come riduzione all'interno del piano finanziario. In più anche a questi abbiamo spiegato che abbiamo anche oggi la ripartizione di oltre 1.000.000 di metri quadrati, perché abbiamo iniziato una bonifica della banca dati già dall'anno scorso, che ci ha consentito all'interno di un rassestamento di tutto quello che era la banca dati del servizio di capire che c'erano questi 1.000.000 di metri quadrati, e quindi ciò consente l'abbassamento delle tariffe. Avete abbattuto anche l'evasione per quanto riguarda il pagamento della Tari? Sì, su questo soprattutto come metri quadrati scovati, che logicamente ha fatto sì che anche il numero aumentasse, quindi il numero di cittadini che collaborano nel pagamento, e quindi se aumentano i cittadini diminuisce la tariffa logicamente, abbiamo dei dati negli ultimi anni di 100.000 metri quadrati ulteriori che hanno anch'esso ha fatto sì che un certo contributo per l'abbassamento delle tariffe. Rifiuti zero, riduzione delle tariffe, gestione efficiente e tutela ambientale. Sono questi gli obiettivi dell'amministrazione comunale di Silvi attraverso iniziative specifiche che sono state esposte questa mattina. Vediamo. Il gruppo consigliare SEL Silvi 2024 intende fare propri i principi ed i valori della strategia Rifiuti Zero, con l'obiettivo di porre le basi per un sistema completamente nuovo di gestione dei rifiuti, in modo da affrontare concretamente le esigenze delle famiglie e delle imprese di Silvi per migliorare la qualità del servizio offerto, per la riduzione sostanziale e tangibile delle tariffe, per la piena sostenibilità ambientale. Ma sicuramente un coinvolgimento maggiore, visto che ad oggi i risultati non sono soddisfacenti, un coinvolgimento maggiore della cittadinanza, una sensibilizzazione maggiore nelle scuole, anche diciamo, ci poniamo l'obiettivo proprio di essere quasi diciamo, pedanti con la cittadinanza affinché finalmente riusciamo a raggiungere quel risultato che tutti ci prefissiamo, che da anni il Comune di Silvi proclama ma non riesce mai ad ottenere. Noi puntiamo ad una tariffa puntuale, quindi di andare incontro ad una migliore produzione di rifiuti più qualificata, e chiediamo altresì che la tariffa puntuale diventi un punto di forza di questo bando. Questa tariffa puntuale permette anche di andare ad usufruire dei contributi CONAI che vengono dati per una migliore produzione di rifiuti andata a conferire in questo consorzio. È importante sapere che questo CONAI per l'anno a venire ha stanziato dei contributi più importanti rispetto agli anni passati. Questo significa che il cittadino che va a differenziare è incentivato ancor più, perché è la tariffa che viene a scendere. Ora parliamo di un'iniziativa dell'Ipsar De Cecco di Pescara in collaborazione con Coldiretti e Comune. Ieri è stato fatto il taglio del nastro per l'adozione di un'area verde dove sarà possibile realizzare qualcosa di molto particolare. Vediamo. Preside, allora oggi l'inaugurazione di questo orto botanico, un valore non solo simbolico, e tra l'altro un orto botanico che ha visto la collaborazione di tanti enti, di tante associazioni. Vorrei precisare che non si tratta proprio di una inaugurazione, nel senso che noi oggi presentiamo questo progetto e soprattutto presentiamo un accordo, una condivisione, un protocollo d'intesa che siamo andati a condividere con la Coldiretti e con il Comune di Pescara. E attraverso questo protocollo noi oggi riceviamo quest'area verde in adozione per realizzare in quest'area una serie di attività formative. I ragazzi lavoreranno qui, coltiveranno, semineranno, svolgeranno una serie di attività che sono una work experience. Queste attività saranno certificate dalla scuola e saranno certificate le loro competenze, le competenze che andranno in qualche modo ad acquisire. Quindi si tratta di uno esperimento di inserimento lavorativo protetto e nell'ottica, nello spirito di una massima inclusione di tutti i ragazzi, inclusione non solo scolastica ma appunto sociale e lavorativa. La valenza forte del progetto, come lei sottolineava, è proprio in questa forte sinergia, in questa collaborazione fra tanti soggetti, che non sono soltanto i soggetti che condividono il protocollo, ma sono anche tante associazioni, associazioni di volontariato, altri enti come il SIGAD dell'ASL, la neuropsichiatria infantile, cioè una serie di soggetti che sosterranno, dando ciascuno il loro apporto, questa progettualità, questo EduGarden, questo giardino educativo.
Al Comune di Pescara questa mattina è stato presentato un progetto per combattere i disturbi alimentari rivolto già a giovani e giovanissimi e sotto accusa ci sono anche gli stili di vita. La giornata nazionale del fiocchetto lilla è il 15 marzo, noi abbiamo deciso di anticiparla in data di sabato per cercare di sensibilizzare il maggior numero di persone a queste problematiche. È difficile stabilire una percentuale della popolazione che soffre di disturbi alimentari perché purtroppo solamente casi più severi poi giungono ad un'analisi clinica. Tuttavia dei pochi dati che abbiamo a disposizione sono circa 10.000 le famiglie in Abruzzo ad avere a che fare con un disturbo alimentare in famiglia, con una prevalenza della bulimia nervosa seguita dall'anoressia e disturbo d'alimentazione incontrollata. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare in maniera diretta, quindi non dall'alto, a queste problematiche. Quindi verranno posti nelle vie principali di Pescara, a maggior traffico cittadino, dei tavolini allestiti come se a fare il pasto ci fossero ragazze, tra virgolette, anoressiche e bulimiche. L'obiettivo è quello di catturare l'attenzione da prima su questa immagine per indirizzarla a quello che è il vero significato di un piatto troppo vuoto o troppo pieno. Quindi il tentativo di gestire un vuoto che non si riesce a gestire in altro modo se non utilizzando come strumento il cibo. Quali sono le fasce di età che devono fare i conti con queste problematiche? Allora, i disturbi alimentari rimangono di prevalenza una problematica adolescenziale, però quello che si assiste è che in realtà c'è anche una grande fetta di popolazione al di sotto dei 10 anni che soffre di queste patologie, così come anche una fascia di popolazione over 40 che porta dietro disturbi alimentari. Ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con le designazioni arbitrali per la 10ª giornata di ritorno della Serie B. Per la partita del sabato 12 marzo, per quanto riguarda Pescara-Novara, sarà diretta da Ivano Pezzuto di Lecce, gli assistenti De Meo e Santoro. Invece Salernitana-Lanciano sarà arbitrata da Marco Serra della sezione di Torino, assistenti Calò e Muto. Ora invece ci occupiamo di Pescara Calcio, antivigilia di Pescara a Novara, con tanti dubbi di formazione per Massimo Oddo che spera di recuperare Verre e Memusciai, e in dubbio c'è anche Crescenzi che invece ascoltiamo in questa intervista. Dopo questo fastidioso infortunio, Alessandro Crescenzi è pronto a tornare in campo già dalla gara con il Novara, gara importante per il Pescara. Sì, questa è una gara importantissima. Io da ieri ho iniziato ad allenarmi col gruppo e sono felice di come sta rispondendo la caviglia, però valuterò anche ancora in questi giorni per quanto riguarda la mia disponibilità alla partita. Sto meglio e niente, io spero di esserci. Adesso c'è bisogno di compattezza il gruppo, abbiamo degli ottimi individualità, ottimi giocatori. Adesso quello che conta è stare tutti uniti e sicuramente usciremo da questa piccola crisi, se così si vuol chiamare. Ultimamente stiamo facendo, secondo me, degli errori a livello di concentrazione, dobbiamo cercare di migliorarci. C'è stato un periodo nel quale eravamo cresciuti su questo aspetto. Ora ultimamente non è stata così positiva le nostre prestazioni, però ci lavoriamo, ci stiamo lavorando col mister e continueremo a lavorarci per il proseguo del campionato. È uno scontro diretto perché siamo a pari punti, loro sono una grande squadra, molto compatti, giocano molto sulle ripartenze, hanno molta gamba anche in avanti, io poi li conosco bene perché avendoci giocato anche a Novara. Dobbiamo stare molto attenti e concentrati dal primo all'ultimo minuto e dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa. A livello di concentrazione dobbiamo fare dei passi in avanti e dal punto di vista del gioco, secondo me, dobbiamo continuare così come i primi 30 minuti di Vercelli, e anche perché lì in avanti sappiamo come far male. La Virtus Lanciano prepara la trasferta di Salerno e il 17 si deciderà sul possibile terzo deferimento per la Virtus in relazione anche ai ritardi nei pagamenti di ritenute e contributi nel mese di ottobre. Tornando alla gara invece ci ascoltiamo le dichiarazioni dell'allenatore Primo Maraiolo.
Sì, sono molto contento. Quest'anno sono tornato sui miei livelli, insomma, quello che piace a me è giocare libero, spensierato, per la fiducia di tutti, e quindi credo che stiamo... Allora diamo il tempo per invece mandare in onda l'intervista che, come abbiamo detto, all'allenatore, Primo Maraiolo, vediamo. Ma penso una partita combattutissima tra due squadre che è vero che sono nella zona salvezza, ma due squadre che sono in forma, perché sia noi che la Salernitana ultimamente abbiamo fatto qualche risultato positivo. Soprattutto la Salernitana viene da una vittoria esterna su un campo difficilissimo come quello di Cesena. Noi abbiamo fatto altrettanto col Brescia, quindi credo che la gente sicuramente si divertirà. Come tutti sappiamo, rientrerà il capitano dalla squalifica, quindi qualcosina probabilmente rispetto a sabato cambierò. In queste tre partite siamo stati, secondo me, bravi a gestire la situazione. I ragazzi sinceramente mi stanno sorprendendo sotto l'aspetto della partecipazione, quindi siamo sicuramente molto tranquilli. Ora invece la Lega Pro con il Teramo, dopo l'addio del team manager Alessio Peroni e con la società ancora alle prese con la ricerca del nuovo direttore sportivo, il Teramo continua la preparazione per la partita contro la Carrarese in programma sabato alle 15 allo stadio Bonolis di Piano Dacci. I ragazzi di Vivarini, sul cui futuro sulla panchina del diavolo si agitano nubi fosche relativamente a un ritocco al ribasso del contratto chiesto dalla società, vogliono tornare al successo dopo un mese di astinenza. Noi ci ascoltiamo le parole dell'attaccante Lenore. Noi adesso l'obiettivo nostro è giocare tutte le partite alla morte, una partita alla volta, e poi fare i conti a fine campionato. Sicuramente andiamo a fare più punti possibili per tirarci fuori definitivamente dalla zona, diciamo, sotto la classifica. E poi dopo vediamo se siamo stati bravi a fare, andiamo a mettere un po' di risultati consecutivi, cosa che ci è mancata un po' fino adesso, poi vediamo. Il gol manca, perché comunque per un attaccante il gol vuol dire tanto, quindi sicuramente manca, però penso che poi la cosa fondamentale sia che la squadra vinca, quindi quello che conta la prossima partita sono i tre punti, indipendentemente da chi scende in campo e da chi dovesse segnare. Attaccante, io penso che secondo me deve fare quello che sta facendo fino adesso in allenamento, perché comunque lui, ma tutti, ci stiamo impegnando al massimo, diamo sempre tutto quello che possiamo dare tutto in campo, poi se uno ci crede dà veramente tutto tutti i giorni, prima o poi la ruota gira, quindi si tornerà, spero, prima possibile tutti a togliersi delle soddisfazioni anche personali. Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Buona serata.